Chi fa Krav Maga dovrebbe imparare a sparare. Allora, il Krav Maga è un sistema di origine militare, ma nella sua versione per civili non prevede l'addestramento alle armi da fuoco. Prima di continuare, per onestà intellettuale faccio una premessa. Personalmente ritengo che il maneggio delle armi da fuoco sia da trattare con la massima attenzione e rispetto. Se ci si approccia al tiro, lo si dovrebbe fare avendo come solida base la sicurezza del maneggio prima di ogni altra cosa e tenendo ben presente che non si tratta di un gioco. Niente Rambo della domenica, insomma. Detto questo, cerco di spiegarti un po' perché, secondo me, almeno quelli che ho individuato come i tre punti, perché comunque un'esperienza del genere, fatta bene, può dare sicuramente un valore aggiunto. Il primo aspetto riguarda proprio la sicurezza. I protocolli di sicurezza nel maneggio delle armi, vedi le regole di Cooper, le famosissime regole di Cooper, e le norme all'interno del poligono, sono la Bibbia del tiratore. Dal mio punto di vista, questo aspetto è importante per i praticanti di Krav Maga su diversi piani. Il primo è ricordare che la pratica, per quanto ludica e ricreativa, ha comunque a che fare con la vita e con la morte. Ovvero, quando si scherza, quando si fa sul serio, non si mischia. Il secondo riguarda l'aspetto della sicurezza e controllo in sé, e del rispetto e considerazione della sicurezza di chi pratica accanto a noi. Il terzo riguarda l'implementazione certosina di certi comportamenti e azioni. Spesso quando si è stanchi in allenamento si tende ad essere meno precisi nelle proprie azioni. Avere un alto livello di vigilanza invece è importantissimo. Secondo aspetto, posizione e focus. Se la posizione di tiro è scorretta, questo si ripercuoterà sulla precisione del colpo. Questo principio è valido quando si colpisce a mano nuda, quando si usa un'arma bianca e anche quando si spara. In aggiunta a ciò, nello sparare, la concentrazione nel mantenere il respiro controllato e azionare la giusta pressione sul grilletto senza strappare è una condizione di lucidità mentale molto utile. In fondo, il Krav Maga deve consentire azioni determinate e lucide proprio quando il livello di stress è alto. E infine, paura è resa automatica dei movimenti. In particolare durante le prime sessioni, sparare è un'esperienza che comporta un certo livello di impatto emotivo. Il rumore che fa la pistola, la sensazione che dà nel momento dello sparo, sono tutti elementi che appaiono trascurabili, ma solo dopo che ci si è abituati. Il livello di stress successivamente si abbassa, ma rimane comunque sempre ad un livello di soglia tale da non far considerare l'arma come qualcosa di scontato. In modo analogo a come quando si impara a guidare la moto. Il buon biker sa che il momento in cui si sente troppo sicuro è il momento in cui è più esposto ed è più facile che possa capitare un incidente per distrazione. Nel maneggio delle armi si impara ad automatizzare tutta una serie di movimenti che devono essere eseguiti in sicurezza e riuscire a condurre queste azioni mantenendo la giusta soglia di stress è un ottimo allenamento e rispecchia quello che un cravista deve saper fare quando è chiamato all'azione. Qualche parola in conclusione. L'attività di tiro in poligono è un'attività molto interessante a prescindere. Per chi fa Krav Maga può esserlo ancora di più e mettere qualche modo in contatto il praticante con un aspetto che fa parte della natura originaria della disciplina. Va sottolineato che non è un'attività indispensabile, allo stesso modo di come non lo è fare il pugilato oppure discipline legate alla lotta, anche se il Krav Maga ha nella sua ossatura originaria proprio discipline di tale tipo. Il Krav Maga basta a se stesso, ma tutto aiuta, se aiuta.